Mister Stefano Di Benedetto, insomma, non abbiamo raccolto molto qui a Roma. Insomma, la partita si è decisa praticamente nel primo tempo con questi due gol e non siamo più i più riusciti a raddrizzarla. Sì, hai detto bene, si è deciso nel primo tempo anche perché devo dire che nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta nell'approccio, potevamo essere un po' più incisivi, potevamo essere un po' più svegli. Nel primo tempo sì, è stata equilibrata, penso, la partita, però i due gol della Lazio che fanno la differenza hanno indirizzato in un certo verso la gara. Poi sull'1-0 noi abbiamo avuto una buona palla gol con Antognoni che potevamo anche concretizzare meglio e magari poteva diventare anche un'altra partita. Quindi, secondo me, è stato un po' il primo tempo che ci ha penalizzato, ma più nell'atteggiamento, nei duelli, nella voglia di arrivare prima rispetto all'avversario. Poi i due gol sono un po' i due gol della Lazio sono dei gol che si potevano evitare perché una punizione laterale, un tiro cross da dentro l'area sono leggerezze che non possiamo permetterci. Mentre nel secondo tempo, secondo me, la squadra ha giocato bene, non benissimo, ma ha giocato bene, è stata più propositiva. Abbiamo provato un po' a cambiare l'inerzia della gara, magari non abbiamo avuto tante occasioni gol, però dispiace, ma dobbiamo ritornare subito a lavorare. Forse nel secondo tempo, verso la fine, ci ha un po' penalizzato anche l'infortunio di Ribaudo, il quale facciamo auguri di pronta guarigione, con un problema alla spalla, no? E dopo, forse, No, dopo magari anche lì, no. non sono d'accordo perché comunque noi siamo un gruppo di 20 ragazzi e tutti siamo importanti. Anche perché magari può capitare che uno dei nostri sicuramente migliori giocatori non è in partito, si faccia male. L'importante è che chi entra al suo posto si faccia trovare pronto. E quindi no, non penso che l'episodio di Ribaudo ci abbia penalizzato. Comunque è entrato Ciro, onesto, che ha fatto 20 minuti finali abbastanza bene, è entrato col giusto piglio, con le giuste motivazioni, sono contento per lui. Dobbiamo comunque riconoscere anche i meriti agli avversari, che insomma, Ma guarda, indubbiamente questa squadra non è male, insomma. sì, no, infatti, poi a volte ci dimentichiamo sempre che giochiamo soli, invece c'è sempre un avversario che si incontra. Devo dire che la Lazio è anche un avversario un po' particolare per queste categorie, perché è una squadra molto fisica, a livello strutturale sembrava quasi una primavera, avevano 8-9 elementi abbastanza grossi e magari abbiamo sofferto anche questo. Poi erano abbastanza furbi, svegli, anche se parliamo di ragazzi, avevano mestiere, comunicavano molto con l'arbitro. Insomma, che dire, bisogna crescere anche in questi episodi. Sotto questo punto di vista la mia squadra è più pacata e quindi deve imparare anche in partite come questa ad adattarsi al contesto di gara. Nonostante abbiano un allenatore figlio del sud che i campi caldi li Eh sì, conosce. però siamo nel settore giovanile e avevo notato subito nei primi minuti che insomma c'era un clima un po' diverso rispetto alle altre gare. Magari è una caratteristica del sud, non lo so, però ripeto, bisogna adattarsi. E poi bisogna anche accettare la sconfitta perché fa parte del gioco, lavorare magari duramente a inizio settimana. Bisogna accettare la sconfitta, così come a volte bisogna saper vincere e vincere bene, comportandosi bene e mostrando sempre rispetto verso gli avversari. Oggi è venuto questo un po' meno, ma era venuto meno anche all'andata, però facciamo esperienza di tutto, cresciamo, guardiamo avanti, guardiamo a noi stessi. Sono convinto che da martedì i ragazzi torneranno a lavorare duramente con grande voglia di fare bene.